Dio e io. La presenza o meno di una semplice consonante cambia la vita, trasforma i nostri comportamenti e modifica profondamente il cuore. Il figlio dell'uomo, dice il Vangelo, il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno. Gesù parla di croce, di dolore, di morte, di vita donata, di amore, e i discepoli invece parlano di altro. Discutevano tra loro chi fosse il più grande, annota il Vangelo. Parlano di Dio senza la consonante di. C'è da stabilire tra loro delle gerarchie e poteri. Davvero una grande distanza tra il Maestro e i discepoli. Davvero una grande distanza tra Cristo e noi. La nostra mente è occupata da sogni di gloria, una sfrenata corsa all'ambizione, al desiderio di essere sugli altari, fumigati con l'incenso e riveriti, pronti a salire sul podio degli onori, ricercando il centro del cerchio e raccogliendo a piene mani applausi e consensi. Parliamo di Dio senza la consonante di. Cristo ci invita a rovesciare questa gerarchia mettendo al centro chi è piccolo e fragile. Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo e il servo di tutti. Scegliere la periferia, iniziare dal basso e rimanerci, costruire la tenda del nostro vivere in mezzo a vite che vivono in tenda, educando alla dignità e al rispetto degli altri. Da che cosa derivano le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Dice Giacomo nella seconda lettura. Non vengono forse dalle vostre passioni che combattono nelle vostre membra? Tramate e non riuscite a possedere e uccidete. Invidiate e non riuscite ad ottenere. Combattete e fate guerra. Non avete perché non chiedete e non ottenete perché chiedete male per spendere per i vostri piaceri. Un'immagine dei nostri tempi. Incredibile. Rimettiamo allora quella consonante D davanti alla parola io.